Ormai non si tratta neanche più di bomba ecologica, di palazzo della vergogna, ma della testimonianza aberrante di un fallimento della società, della politica, delle istituzioni che permettono questo. L'edificio popolare di Via Lazio 61 a Montesilvano semplicemente non può e non deve più ospitare nessuno, almeno fino alla bonifica, ristrutturazione o demolizione che sia. Le immagini parlano persino più di Domenico Pettinari, che pure su questo luogo si è già espresso varie volte. Il vicepresidente del Consiglio regionale però questa volta non lancia solo l'allarme definitivo, ma fornisce anche una possibile idea di soluzione. E comunque, quale che sia l'azione da intraprendere, poco importa tutto, ma non questo. Siamo entrati nel locale contatori, abbiamo visto le cose allarmanti, fili, comple allacci completamente abusivi ed evidenti alla corrente, alla cabina, ma addirittura si allacciano anche, abbiamo scoperto, all'antenna che sta sopra al terrazzo, abusivamente. Qui ci sono anche allacci di acqua abusiva, allacci al gas e quant'altro pericolosi, ma quello che abbiamo trovato sono discariche enormi a cielo aperto. All'interno dei piani addirittura per la prima volta non siamo riusciti ad accedere al terrazzo, l'accesso è precluso da una catastrofe. Immensa di immondizia perché la situazione è peggiorata? Mentre prima c'erano le famiglie oneste, adesso sono andate tutte via, quindi qui sono rimasti delinquenti, criminali, pluri Il 99 per cento, qualche famiglia è ancora rimasta. Quindi il palazzo è completamente in mano ai clan. Ricordiamo che qui sono stati trovati proiettili, sono state trovate pistole, si spaccia droga giorno e notte. Ci segnalano an an anche qualche appartamento dove si consumano atti illeciti, anche esercizio della prostituzione e tante altre cose ci segnalano i cittadini non riescono a dormire più una notte per la situazione catastrofica. io ho la ricetta in tasca cosa bisognerebbe fare? Semplicissimo qui basterebbe le due amministrazioni comunali congiunte Pescara e Montesilvano perché la proprietà del Comune di Pescara la maggior parte insiste sul territorio di Montesilvano dovrebbero emettere ordinanze condigibili e urgenti di sgombero immediato di tutti gli occupati perché si può fare per questioni di igiene e sicurezza pubblica, poi transennare il palazzo, montare il candiere una vigilanza H24 anche privata fino a quando non si fa la riqualificazione e la demolizione, altrimenti rientrano dentro. Cosa invece si sta facendo? Si stanno facendo degli sfratti spot, significa oggi sfratto un abusivo, domani ne rientrano due, Spendere soldi, si stanno spendendo in vano soldi pubblici e non si risolverà mai il problema. Quindi mi auguro che adesso mi ascoltino davvero per risolvere questo problema a tutela della gente onesta di questo quartiere.